La Venere di Urbino è l'adattamento di Tiziano della tradizione classica e costituisce un capolavoro che celebra la nudità femminile. L'artista è consapevole del potere sessuale della sua opera e si avvale del contrasto tra la sottigliezza decorativa e la morbidezza delle forme per guidare lo sguardo dell'osservatore sul corpo disteso. Venere è resa con tonalità calde che sfumano da aree illuminate a zone in ombra, rappresentando il corpo come un lucido involucro, morbido, liscio e luminoso sullo sfondo scuro del pannello di velluto verde. La pelle lucente e le ciocche di capelli sono resi come superfici invitanti, mentre il bouquet di rose rosse, sorretto languidamente dalle dita leggermente aperte della mano destra, è una metafora che rappresenta i genitali nascosti dalla sinistra. Anche i tessuti hanno un aspetto sensuale, risultando sgualciti. A contrastare il delicato erotismo spicca il duro metallo dei gioielli. Gli accessori rafforzano l'immagine delle morbide curve del corpo, altrimenti troppo spoglio. La Venere ci invita ad ammirare la bellezza delle sue forme femminili, lanciando al contempo una sfida alle ragioni che ci spingono a guardarla. La tela è divisa in due parti dalla pesante tenda scura e sembra separare due ambiti diversi, mettendo l'osservatore di fronte al suo gesto di intrusione e lasciando sullo sfondo la vita domestica delle altre due donne. Questa Venere rappresenta la donna ideale del Rinascimento, che diventa simbolo di amore, di bellezza e di fertilità. Ma chi è la donna ritratta? Molti pensano che si tratti dell'amante di Tiziano e non della moglie del committente, perché è troppo sessualmente esplicita per essere l'immagine di una donna sposata, appartenente alla classe agiata. Ma non abbiamo certezze. Sappiamo invece che il quadro fu acquistato da Guidobaldo II della Rovere, duca di Urbino, per la giovane moglie Giulia Varano, ed è probabile che l'opera fosse appesa nella camera nuziale. L'albero di mirto, che si intravede sullo sfondo, rappresenta l'eterna devozione ed è affiancato da elementi che indicano la costanza. Il cane di razza Spagna, l'accovacciato sul letto, è un simbolo di fedeltà, mentre il mazzolino di rose rappresenta l'amore. Questa splendida Venere di Tiziano rappresenta solo una delle molte tappe percorse dal nudo femminile nel corso della storia dell'arte, ma sicuramente è una pietra miliare. Successivamente l'approccio al nudo continuò ad evolversi, rispondendo al cambiamento dei costumi, continuando ad essere materia per i discorsi sul genere e sul potere. La Venere di Tiziano è così, immobile da 500 anni, languidamente distesa. Ma le risposte alle domande sul suo corpo continueranno a cambiare finché si discuterà di storia dell'arte. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!